Andrea Quai, la velocista. Mi giro, frontale e torno indietro, ok? E vado, forte. Buone, vado, brava. Questo, giro e vado forte indietro la fila. Gioco come difensore, molte volte come terzino sinistro, però il mister mi mette anche centrale. Sono un terzino molto veloce, mi piace correre per tutta la fascia, anche se dovrei molte volte rientrare perché lascio dei buchi nella difesa. Del mio ruolo mi piace che sono comunque io che difendo la mia porta e impedisco agli avversari di fare gol. E mi piace perché appunto mi piace correre e mi piace comunque passare la palla agli attaccanti e magari fare assist. Come tipologia di terzino, Andrea non è un terzino a cui piace molto spingere, in quanto è un terzino a cui piace di più mantenere quella che è la sua posizione. Detto questo, non disdegna la ricostruzione dal basso, quindi gli piace giocare la palla. E un aspetto, questo rappresenta poi anche in realtà un aspetto su cui possiamo tanto migliorare, su cui stiamo tanto migliorando, che è quindi quello della gestione da palla per far ricostruire l'azione dal basso. Il mio giocatore preferito è Skriniar perché ricopriamo lo stesso ruolo e mi piace molto come gioca, usa molto il fisico e la va sempre a intercettare di solito di testa agli avversari anticipandoli, e questo mi piace molto. La cosa che oltre il punto di vista tecnico mi colpisce in Andrea è sempre l'impegno che lei ci mette durante gli allenamenti e quindi durante la partita. Dovrei migliorare però nella tecnica, perché molte volte mi scappa il pallone o comunque quando si palleggia non riesco a fare tanti palleggi, però comunque credo di essere un buon terzino. La prima volta che ho fatto la racchetta a palle ero molto agitata perché non sapevo bene i movimenti o come procedere per dare la palla. Però poi Gabriele mi ha spiegato magari tutti i movimenti e le varie situazioni di gioco. Andare a fare la racchetta a palle è sempre un'agitazione perché ci sono tante regole da seguire e lei, che è una dirigente, segue tutte le regole. Dietro questo lavoro, che è ai margini del campo, però si richiede un'attenzione particolare, che è quella che si chiede tutti i giorni alle ragazze quando si scende in campo, quindi quella di saper stare dentro la partita. Non a caso con il Verona, dopo 37 secondi ci siamo accorti che è successo qualcosa. Sì, è successo che è stata data una palla velocemente a Perisic e questo ha lanciato Icardi per il gol fatale dei primi secondi. Quella partita era una partita come tutte le altre per me, perché ero seduta sul mio seggiolino, normale, con la palla in mano, però quando è uscita la palla ho visto subito che me l'ha chiamata, perciò gliel'avevo passata, ma come aveva detto Gabriele di fare, di stare comunque attenta molto al gioco, di non distrarmi comunque del pubblico, dello stadio. Quando siamo andati giù a prenderla, lei ha detto: "Oh ragazzi, ho passato io la palla a Perisic sul primo gol." Esplosione di gioia, veramente. Dopo l'episodio di Perisic, che è consegnata sulla Gazzetta, tutte le mie amiche mi, diciamo, prendevano per i fondelli perché mi dicevano: mi fai un autografo, facciamo una foto per la storia che ha messo appunto Perisic su Instagram. Lei è timida, quindi non gli piaceva questo fatto, però noi la prendevamo in giro come se fosse diventato importante, chiedevamo tipo gli autografi e ci scherzavamo tutti quanti su. Da grande vorrei fare la calciatrice e il mio più grande sogno è fare appunto gol dentro San Siro, magari anche in una partita abbastanza importante. Mi sentirei molto bene, comunque fiera di me stessa per questi, diciamo, applausi e incitazioni.